l'altro per fare questa cosa stavo per cadere. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy. Che belle intro che faccio. Una bellissima pubblicità per il mio canale. Canale di merda, okay. Per non parlare poi dei capelli che ho oggi. Sembro SpongeBob. Vabbè, lui non li ha i capelli, però se li avesse li avrebbe così. Ma oggi ragazzi non siamo di certo qua a parlare di quanto faccio cagare. Stefano, muoviti! Ma siamo finalmente tornati! Non ce la faccio più. Su un horror, che poi quello che avete visto finora già è abbastanza horror. Però in teoria vedremo qualcosa di anche peggiore. Cioè, questo non lo so ancora. Però direi di non perdere altro tempo e andare a perdere qualche altro anno di vita. Tanto uno più uno meno ormai. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Ci troviamo in un parcheggio. Ok, sono le 3 del mattino. Salve! C'è un uomo dentro ad una cabina. Penso che sia tipo il guardiano. Ecco, questo è il suo lavoro. Deve girare tutta la notte. Bello! Si starà divertendo un mondo. C'è tra l'altro solo una macchina. Va bene. Vediamo un po' quanto tempo impiegherò prima di esplodere. Lost and found. Quindi ci sono tipo gli oggetti smarriti. E c'è anche Ciccio Bello. Perché mai? Dai, così almeno fai qualcosa e giochi un po'. A caso il tablet, vabbè. Allora, però un attimo perché già non stiamo andando d'accordo. Cioè, tu apri una scatola con oggetti smarriti, già che c'è Ciccio Bello. Che per si fa. Poi trovi un tablet che è già lì, vabbè. Con questa schermata non gli hai già dato fuoco, voglio dire. Va che bello. Questo è Larry. Oh, Larry. Ma che gnocco che è, mamma mia santa. Larry never gets to play outside the... Ah, ok, praticamente lui c'è solo di notte, insomma. Ok, ed è notte, potrebbe essere un problema. Non è che non ho capito, è che essendo madrelingua, ogni tanto anche il padre si offende, quindi devo rileggere. Ma che cavolo sto dicendo? Others make fun of Larry because he looks different. Renzi sarebbe fiero di me perché non ho capito un cazzo. Vabbè, insomma, Larry è poco affidabile. Va che bello sguardo che ha. Della serie, se non giochi con me t'ammazzo. Larry just wants a friend. Ecco appunto. Si è spacciato, amico mio. Cioè, Larry vuole soltanto un amico, capito? Però nessuno vuole giocare con lui, chissà come mai. Che ha visto? No, ti prego, dai, non iniziare così. No, però! Dimmi che non è Larry, dimmi che è un barbone che sta cercando qualcosa per terra. E non lo fissare, però! Arriva l'infarto. Madonna, sotto che brutto che sei, Larry! E spari... niente, amico mio. Cioè, tu ancora non hai rubato quella macchina per andartene? Tipo, se l'hai immaginato, no? E certo, vai, sì, scaccolati già che ci sei. Bravo. Madonna, Larry, sei devastato, amico mio, però, Lui vuole solo un amico, cioè... Ma come lo fissa, tipo... Larry left behind... Dietro la finestra, I can see it. Non ti girare. Dietro il vetro, non ti permettere. Tu adesso prendi e te ne vai, tantissimo. My friend. Non voglio essere tuo amico. No, adesso io urlo, Io ve lo dico. Non posso fare. Piano. Ti stai girando. Ma tu sei scemo. Calmo. Cosa stai facendo? C'è questo aperto la finestra. Tu hai venduto il cervello al mercato nero e ti hanno dato un ciupa ciupa in cambio. Ma cioè, fa pure versi. No, tu hai dei problemi, amico mio, mi dispiace. Cosa ti faccio? Cioè, gli fai selfie. No, dai. Madonna, Larry, però. E che cavolo, Ma perché fa versi? Fa pure lo zoom. Certo, guardiamolo meglio. Facciamo un book fotografico che verrà sicuramente bene. Oh, adesso sbocca. Ma che camminata sexy che ha! Adesso sbuca davanti, io ve lo dico, raga. Arriva un infarto apocalittico tra 2 secondi. Madonna. Non ti permettere a buttare giù il tablet perché ce l'hai da... Lo sapevo! Vedi ad aprire la finestra, sei un deficiente! È tornata la luce. Questo non è scappato ancora. Ci tieni proprio così tanto sto lavoro del cazzo? Ya, Stefano! Mi dispiace dirtelo, amico mio, ma purtroppo dovrai rimanere per sempre sotto la scrivania. Non puoi più uscire! C'è Larry fuori che vuole giocare a poker con te. Cioè, in realtà ti vuole smembrare, però...
sta andando a guardare. No, vabbè, ma è deficiente dentro proprio. Non c'è più. Adesso Madonna. Non ti girare. No, piano. No, vabbè, ma posso spaventarmi non per Larry, ma per una che ride? No, ragazzi, ho perso 28 anni di vita, sto per morire. Lui... che Christian ridi? No, ragazzi, dai. Ah, era la loro macchina? Guarda che non funziona la luce, vi fanno la multa. E Larry dov'è finito? Volete vedere che tipo adesso è in macchina che sta guidando? Mi fissa. Adesso io lo so, eh. Tutto a posto? Che... ma lo stai buttando sto tablet? Niente, dai, va bene. Fai una partita a carte. Ma che cavolo sta succedendo? Cosa stai aspettando nella tua esistenza? Madonna, Larry, che bello che sei. Però ogni tanto dall'estetista vai. No, ma io non ce la faccio. Mi fa male il petto. Guardiamo i battiti, perché è un po' lento. 118, ragazzi. Mi sta per prendere un coccolone. Ma ovviamente ne andiamo a guardare un altro, essendo che 118 battiti sono troppo pochi. Minimo 160. Perfetto. Ed eccoci col secondo video di oggi. Questa volta ci troviamo all'interno di una casa. Sempre di notte ovviamente, ma non mi stupisco neanche più. Ecco, con una che sta leggendo un libro. Prima il tizio col tablet ed è esploso. Adesso uscirà qualcosa dal libro. Io lo dico sempre di pagare le bollette però, eh. E poi ti staccano la luce e mi prendo gli infarti io. Che? Oh no. Prendi la pistola. Eh no, solo la torcia non basta però quei mostri. C'è un oggetto misterioso. E fa ombra al nulla. Allora, davanti a lei c'è un vaso magico, ragazzi. Che non c'è, ma fa comunque ombra. Che cavolo, lo tocchi pure? Amica mia, lascia perdere. Cioè, vattene, vai a dormire, fai qualcosa. Ok. È tutto a posto, tranquilla. È un vaso magico, boh. Ma piano! Che poi si rompe, vale un sacco di soldi, è invisibile. Io so che c'è qualcosa. Ma lo sapevo, mi sarei giocato entrambi i reni. Madonna, no, vabbè, no, io non ho adesso tu però mi devi dire che cosa ci fai ancora lì. Non ti starei mica avvicinando. Si gira pure. E lo fissa. Cosa? Le mette la coperta so. Ok, dai. Vabbè, adesso sbuca. Urlo, ragazzi. Ho i battiti già accelerati. Lo sapevo. Madonna. Non so più che devo dire ormai. Che so fare adesso? Ci sono dei rumori veramente molesti. Che fai? Eh? Va a controllare, mi sembra giusto. Difendiamo casa nostra, giusto? Eh? Non uscire dalla finestra, magari, che sarebbe un'idea. Brava, vai a controllare. Mi fa male il petto. Che c'è? Ma senti che rumori brutti. Ma un marito non ce l'hai? Qualcuno? Niente, da sola. Va bene. Oh, oh no, questo è anche peggio di quello di prima sulla poltrona. Si sta dissossando. Ma lo fissi? Ma te lo molto bello. No, ragazzi, adesso corre. Ah, no, vabbè, adesso si chiude. Sì, ma tu... cioè, tutti negli horror hanno dei problemi, ragazzi. Ma... non ce la posso fare. Non ho parole. Che verso è? Cos'è il serpentesco? C'è tutta la famiglia! E c'è uno anche con un'ascia... è finito così. Fanno intendere che la signora è esplosa. Va bene! Direi di concludere qua. Non mi sento per niente bene, ve lo giuro. Penso che non continuerò a fare molti horror, perché altrimenti Fanksy vi lascerà molto presto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi due filmati e quale avete preferito tra i due. Però prima di concludere,
Direi di andare a salutare Adriano Margonari, Angelo Porto, Anna Davide Del Colle e Nicola Tignonsini. Ciao ragazzi, è il VC3 di oggi. Ciao Stefano! Adriano Margonari, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram, lasciate un mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!